Cari ascoltatori di Prima Pagina, buongiorno. Vi ringraziamo per essere sempre così numerosi. Oggi la voce di Ortona ci farà conoscere una grande donna che abbiamo il piacere di annoverare tra gli antenati del nostro borgo. Salutiamo Marina. Un saluto a tutti gli amici di Prima Pagina. E vi auguriamo un buon ascolto. Allora Marina, io ho sentito nominare più volte questa Marchesa Petronilla. Ma chi è e soprattutto qual è il legame con Ortona? Sì, Saverio, la Marchesa Petronilla Paolini Massimi è una poetessa e una letterata nata a Tagliacozzo il 24 dicembre 1663, figlia unica del barone Francesco Paolini e di Silvia Argoli. E il legame con Ortona è che il barone Paolini era il feudatario di Ortona e di Carrito. Il barone Paolini lo aveva acquistato dalla famiglia Fibbioni dell'Aquila ed era appunto il Ortona e Carrito erano feudo di questo barone. Possiamo dire che il barone era molto amato dagli ortonesi. Non era visto come un proprietario, uno sfruttatore. No, gli ortonesi gli erano particolarmente legati. E quindi venivano spesso a Ortona, appunto trascorrevano dei periodi abbastanza lunghi nel loro feudo. Però ecco, nel 1667 Petronilla fu testimone dell'omicidio del padre, perché il barone Paolini venne ucciso proprio qui a Ortona, davanti alla chiesetta benedettina che si trovava dove oggi c'è il monumento ai caduti, da due sicari di Lorenzo Onofrio Colonna di Roma, di cui il barone era un collaboratore. E ovviamente Petronilla appunto fu la testimone dell'omicidio del padre e ne restò profondamente scioccata, e come furono particolarmente scioccati gli ortonesi che avevano accompagnato il barone ad ascoltare la messa. Certo, non deve essere stata una bellissima scena. Dopo la morte del barone, la madre Silvia Argoli lasciò Ortona e si trasferì a Roma portando con sé Petronilla e si stabilì nel convento dello Spirito Santo, dove Petronilla iniziò ad appassionarsi alle lettere ed in particolare alla poesia. Poi per intercessione, diciamo così, del Papa Clemente X, Petronilla fu promessa sposa al Marchese Francesco Massimo di Roma. Francesco Massimo di Roma forse era più interessato al patrimonio di Petronilla piuttosto che a lei. Anche perché Petronilla era una bambina, aveva 10 anni e il marchese era quasi quarantenne. Quindi possiamo dire che era solo per una questione economica. Sicuramente sì, anche perché all'epoca i matrimoni si facevano così, cioè le bambine venivano destinate a matrimoni che comunque non avevano mai chiesto, non avevano mai desiderato, ecco. Però Petronilla rimase con la madre proprio appunto perché era una bambina fino al 1675, quando poi fu costretta a trasferirsi con il marito. La vita matrimoniale di Petronilla si rivelò essere insopportabile per il carattere duro e violento del marito che si contrapponeva alla sua sensibilità artistica e letteraria. Petronilla dal marito ebbe 3 figli, Angelo, Domenico ed Emilio, ma anche dopo la nascita di questi dei figli, il marito continuò a essere violento e cattivo nei confronti di Petronilla. Ma è possibile che ha resistito così tanto con questa persona vicino? No, non ha resistito. Infatti nel 1690 lasciò il marito e tornò a vivere nel convento dello Spirito Santo. E proprio qui riprese gli studi di letteratura e di filosofia e iniziò a scrivere i primi componimenti, anche perché la sofferenza maggiore di Petronilla era proprio questa, perché il marito le impediva di dedicarsi agli studi, oltre alle altre angherie che le faceva subire.
Fu un passo molto coraggioso per quel periodo. Sì, fu un passo molto coraggioso quello che fece Petronilla ad abbandonare il marito. E comunque non fu questa l'unica difficoltà, nel senso che il marito l'aveva anche denunciata e Petronilla dovette subire diverse cause. E proprio questa condizione la spinse a denunciare proprio le difficili condizioni delle donne del suo tempo, rivendicando l'uguaglianza tra uomo e donna, tanto che oggi la possiamo definire una femminista antelitteram. E Petronilla iniziò appunto a scrivere e cominciò ad essere conosciuta soprattutto dai tanti aderenti all'Arcadia di Roma. Arcadia è una scuola letteraria, Sì, giusto, Mera? una scuola letteraria. E appunto vi entrò a far parte con lo pseudonimo di Fidalma Partemide. Petronilla era una donna di fede, faceva parte anche di diverse confraternite. Poi, alla morte del marito, poté rivedere i figli con i quali si trasferì nel Palazzo Massimo a Roma e rientrò in possesso dei beni, soprattutto il feudo di Ortone e di Carrito, al quale lei era particolarmente legata. Petronilla ritornava spesso in soggiorno qui a Ortona. Erano luoghi che comunque lei visitava volentieri. In età matura Petronilla si dedicò completamente alla poesia e alla scrittura e purtroppo molte sue opere sono andate perdute. Petronilla muore a Roma il 3 marzo 1726 e viene sepolta nella chiesa di Sant'Egidio in Trastevere. Possiamo dire che Petronilla Paolini Massimi è stata una donna all'avanguardia per il suo tempo, una donna coraggiosa, una donna forte che ha saputo affermarsi nonostante le grandi difficoltà che ha avuto. Petronilla ha vissuto nella miseria più nera quando il marito le aveva tolto Le ha tutti i tolto beni, tutto, sì. sì, non ha avuto, non ha potuto dare l'affetto ai figli perché il marito gliele aveva messi contro, non aveva potuto assistere il figlio Domenico che morì in giovane età proprio perché il marito glielo impediva. E quindi Petronilla è stata veramente una donna avanti con i tempi, avanti con i tempi. Sfortunata, 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 ma però allo stesso tempo una donna proprio all'avanguardia. sì, all'avanguardia, Per quell'epoca, insomma, è stata sì. veramente. Stava avanti in pratica. Stava avanti, sì. La casa di Petronilla qui a Ortona era quello che noi ortonesi chiamiamo i Palazzone, in fondo a Via Melonia, praticamente la casa degli urbani. Sì, ho capito. Certo, no, non era così, era molto più grande, combinava con la casa del conte, era molto più grande, insomma, i Palazzone, appunto. Ed è la casa degli urbani in fondo a Via Melonia. Marina, ma c'è qualche documento, qualche libro che riprende un po' la vita Sì, di c'è. questa grande donna? Sì, allora ci sono anche altre edizioni, però questo ci sembra particolarmente interessante perché vi è raccolto il diario di Petronilla Paolini Massimi, cioè praticamente una sua biografia, diciamo, scritta proprio da lei, e si intitola Vita della Marchesa Petronilla Paolini Massimi, da sé medesima descritta il 12 agosto 1705. E questo libro è curato da Antonella Gamberoni e Francesca Valletta ed è edito da Edizioni Kirche. Ok, Penso che si può trovare in libreria. quindi i nostri amici se Sì, sì. vogliono, insomma, approfondire possono fare Sì, riferimento sì, a questo documento. sì. Molto bene. Allora, adesso cambiamo genere, passiamo all'angolo della poesia Sì. e in questa puntata abbiamo scelto una poesia del nostro poeta Fulvio Asci, La intitolata neve. Prego, Marina. Dato dunque che è venuta poca neve all'insaputa, voglio prendere l'occasione per dir qualche osservazione, per mostrare che fa bene questa neve quando viene, ai lettori e alle lettrici voglio esporre i benefici.
Pria di tutto, bianca e pura, fa vestire la natura. Poi, sciogliendosi sui monti, l'acqua cresce nelle fonti. Ma per dirla francamente, per Ortona, questo è niente. Quando infatti questa cade per la piazza e per le strade, sassi, fango e porcheria, dal paese spazza via, copre il sudicio letame dei somari e del pollame, e la guardia, quando appare, se n'affranca di scopare. E molti altri impertinenti della neve son contenti, pur mi costa che c'è gente cui non piace veramente. Tali genti, v'assicuro, che lavorano all'oscuro, e per quel che dir si deve, son nemiche della neve, non potendo in questi casi da finestre buttar vasi, che sul bianco il color giallo a qualcuno rivela il fallo. Bella, bella poesia, Questa sì, il grande poeta nostro è proprio Fulvio, simpatica, è proprio simpatica. molto ironica, molto simpatica. Anche se c'è un commento va fatto, no? Non nevica più Non come nevica prima, più, non non nevica più come nevica prima, più. povera, povera natura. Sì, povera natura, certo, perché la neve è indispensabile. E oltre alla neve non ci sono più neanche i vasi da notte che venivano buttati fuori dalla finestra. Qualche Beh, diciamo che abbiamo fatto qualche passo progresso. avanti, Sì. l'abbiamo fatto. Bene, dopo la poesia di Fulvio, passiamo a vedere degli scorci, diciamo, di vita ortonese. Sì. Questa volta lo facciamo attraverso il commento di alcune fotografie. Cercheremo di riconoscere qualcuno, però non credo che riusciremo con tutti. L'invito è sempre lo stesso, quello di invitare i nostri amici a commentare e quindi ad aiutarci a ricordare tutti quanti. Anche con le date, con i periodi Anche ai con i quali periodi. si riferiscono queste foto, insomma, ecco. Ecco la prima foto. Allora, qui. Beh, Saverio, questo dovrebbe essere sicuramente un raduno degli alpini a Pescina, mi pare di riconoscere l'ex edificio Sì, scolastico sì. lungo via Serafino Rinaldi. Qua riconosciamo Pietro, poi riconosciamo Filippo de Canalit, Filippo di Luca, sì, poi Leonardino, Dario di Carrito, beh, quel signore non lo so, quello più anziano vicino a Dario non lo riconosco. E Dario Buccella, Dario di Curdisch, Sì, col questo. fazzoletto verde sulle Sì. spalle, mentre Dario Di Carrito è E con il con gilet il gilet rosso, rosso rosso scuro. scuro, Sì, esatto. molto bella però questa foto. Sì, chissà di che anno, però Non lo so. lo Lo chiederemo, lo chiederemo, chiederemo. sì. Oh, qui sì, Foto. ancora un'altra foto, vediamo. Don Titta Maggi con la penna bianca, poi vediamo Clemente di Cesoli, Clemente Buccella con il gilet, con il golfino rosso, Bene. poi Domenico, il papà di Letizia, Sì, questa sì, camicia. poi il signore vicino con la camicia azzurra, mi sembra di Carrito, ma mi sfugge il nome, non lo ricordo il nome. Poi abbiamo Enzo Di Cristofaro, Tom, e non lo so chi è secondo Luigi, mi te. sembra Ah, Luigi Luigi anche, Assi, fratello di Berta, sì. sì. Ho capito. Leonardino. Leonardino, sì, Questo è col Leonardino col gilet gilet marroncino, sì, marroncino, sì. è Leonardino. Poi Ok. ancora si Vabbè. intravede Pietro. Insomma, questo è il corteo che è arrivato in piazza, perché nella piazza di Pescina. Infatti c'era la C'è la banca lì. banca, Sì, sì, è benissimo. molto bella. Andiamo avanti. Abbiamo un Egidio in primo piano. Sì, Egidio in primo piano, il fratello Paolo lo stesso in primo piano. Dietro con la magliettina blu. Sì, non lo so, non lo riconosco Figlio questo ragazzo. d'Imperio, Ah, sì, potrebbe essere Pietro Pietro, il Asci, figlio d'Imperio, sì. Pietro Poi Asci, abbiamo sì. vicino a Egidio, mi pare Giorgio, Sì, è Giorgio Giorgio Jacobacci di di Carrito, Carrito, maglia sì. rossa Sì. Sì. con il tricolore al collo. E altre Insomma, persone anche mi sembra. No, non ne no. riconosco. C'è pure un Bene. bel pubblico Sì. a vedere questi alpini che sfilano. Prossima foto.
Oh, qui quindi, beh, abbiamo degli qui è più ortonesi, facile. sì, Da abbiamo da sinistra, cominciamo da sinistra, sì, sinistra. abbiamo Domenico del Capraro, poi abbiamo Duilio Maggi, Enzo. sì, Enzo Vienzo Di Di Cristoforo. Cristofaro, Dario Buccella, Dario Di Kurdijk, Pietro e Roberto. Pietro e Roberto. Roberto, molto bella questa. È È un po' è un un pezzo pezzo è un d'Egidio, pezzo di sì. Egidio, sì. Pezzo d'Egidio, è molto Bella, bella molto questa bella, sì. foto, sono belle, sì. Andiamo avanti. Sì? Qui è Oh, un qui Sant'Antonio. invece, Dai, è certo, facile. questo è un Sant'Antonio senza neve, eh? Se ne Senza vede neve. molto poca. Riconosciamo, vabbè, io riconosco Forse anch'io Gianfranco, solo lui, sì, con sì, la maglia Gianfranco rossa, con il il primo primo, con la sì, maglia rossa, sì. gli altri non li No, riconosco. neanch'io. Beh, è sempre bella la festa di Sant'Antonio, però, o con neve o senza Molto, molto neve. È suggestiva, molto sì. suggestiva, molto sentita dagli ortonesi. Andiamo avanti. Oh, Oh, qui qui è è Porto facile. Settembre. Molto bella questa foto, Oh, questa è una molto bella. panoramica. Adesso facciamo uno zoom. Andiamo Sì. avanti. Ecco, zoomiamo su questo chirichetto. Almeno questo di Fabrizio. destra, sì, è Fabrizio. Di sinistra Non non so, riesco non lo so. a riconoscerlo. Poi però abbiamo Sì, Oscar Sbattella, che era il brigadiere, allora brigadiere brigadiere, qui, sì. sì, brigadiere qui alla caserma di Ortona, Tonino Silvagni, Patata. Sì, e dietro c'è Fabio. Sembra di sì, Fabio Sembra Fabio Petrilli, Petrilli, poi vero? Sì. Lido, sotto la statua Paolo Grassi e Lido. mi sembra Lido, sì, Sì, anche a me Lido di serve. Cicco. L'altro Poi carabiniere quest'altro non lo carabiniere riconosco. non lo Andiamo riconosco. Si avanti. intravede Don Sì, Antonio e adesso anche Don Luigi. Don andiamo. Antonio Pesce e Don Luigi Buccella, il prete Allora, di Sulla Villa. sì, andiamo avanti. Sembra lui. Ecco, da Ancora qui si vedono si vedono meglio. meglio, sì. C'è C'è anche anche Lido Nino 20. Venti, sì. Sì, e vabbè, sì, Don Antonio, Don Sì. Luigi e altre Altre persone. persone Allora, non si un vede, questo forse po'. Ah, è Pazzit, Pazzit, sì, vero? Pasquale Di Cicco, il papà di Lido. Sì. Esatto. Poi, beh, facciamo un po' di fatica. Andiamo avanti. Sì. Oh, Oh, qui. Questa questo è l'asinello. è simpatica. Questo è, Questa foto è molto sì. simpatica, col carretto e Col l'asinello. carretto e l'asinello di Don Titta, che lo teneva al giardino, questo Ah. asinello. Era un asinello piccolo, un asinello Sì. sardo, Infatti, sardignolo, mini sardignolo. si vede che è alto come il carretto, che sembra Sì. molto piccolo. E Gianfranco che conduce l'asino, E poi con forse sì, dei bimbi, forse dei bimbi, sì, sono nipotini, i nipotini, però sì. Ah, è parcheggiato, c'è qualcosa di sì, particolare, dovrebbe essere quello parcheggiato, quel pulmino parcheggiato, dovrebbe essere il pulmino che faceva il servizio da Ortona alla stazione di Carrito, portava sia la posta che le persone che scendevano dal treno o che andavano a prendere il treno, ma un no? bel periodo Sì, c'è stato questo c'è stato questo servizio servizio, molto sì. importante per il paese, chiaramente. Sì. Bene, andiamo avanti. Questa Ancora la piazza, la nostra bellissima piazza. è comunque una festa, Sì, ovviamente. beh, mo non sappiamo Beh, no, se è relativa all'8 da qua non lo settembre. riconosciamo. Anche qui abbiamo delle zoomate. Andiamo avanti. Eccola qua, quindi questa è la parte sinistra. Riconosciamo qualcuno. Emidio di Cicco. È qui vicino al Lampione, Lampione, vero? sì, Sì. Emidio, sì, Sì. Emidio ci ha lasciato centenario, Sì. gli fu organizzata pure una bella festa per i 100 anni di Sì, Emidio. un ex bersagliere. Sì. Poi Ok, poi questa sulla sinistra, questa bambina, questa questa ragazza, ragazza forse Giuseppina Forte? può essere. Magari lo chiediamo a Lo loro, chiediamo a la lei, sì. conferma. Sì, Chiediamo a lei poi mi sembra conferma. di riconoscere Ferdinando Mercuri Sì. appoggiato alla ferrata della Questo chiesa. maglioncino marrone, vero? Sì. E E poi gli altri faccio un po'. poi, Ah, beh, sì. sempre Pazzit, forse. Sì, quel che è Sì, sotto a destra, no? Il sì, primo a destra, camicia sì. bianca con la giacca. E Poi giù in poi primo vediamo, piano abbiamo vabbè, da sinistra Folco, Folco, Folco poi Maggi, Ulpio, Ulpio, sì, è sì, e Ulpio, Peppino è Maggi. Peppino, Sì. sì. Poi i bandisti. E poi Bandisti, Sì, che anche i come da bandisti, tradizione, come un la pezzettino tradizione pezzettino di di Chirichetto. Chierichetto. Andiamo avanti.
Ok, e qui a sinistra abbiamo Vero, vero, il nostro generale giovanissimo Vero giovanissimo. Fazio, poi abbiamo, chi abbiamo, Savè? Questa signora la riconosco, ma non mi Ah, ricordo il nome. allora questa deve essere, oddio, Claricia, la moglie de... mi Niente. sfugge, non... Va No, bene, no, andiamo no, andiamo avanti, non avanti. c'è problema. Sì, poi abbiamo Salvatore Petrilli di profilo Sì, eccolo qui, con vicino a Riccardo. Riccardo. Sì, Questo è Biagio, giusto? Quello Sem vicino, sì, con la giacca bianca di sembra Biagio di Santa Maria. Santa Sergio, Maria, sì. Ok, vediamo anche Sergio, no? sì. Giovanissimo Sergio. Sergio E Lina Conte. sì, Lina, questa qui vicino Sì. alla questa signora con la camicia, una maglia bianca, Ah, no? E sì. lei? Ok, Lina Conte. Ok, andiamo avanti. Sì. Ecco qua, Oh, qua qui scendiamo, abbiamo altra zoomata. un'altra zoomata, abbiamo Tonino Conte, In l'architetto, basso, sì, sì, e insieme al fratello fratello Franco. Franco. Poi questo bambino col gilet rosso deve essere il figlio di Carlo Cataldi. Sì, è lui, è Sì, lui, è è lui. lui. Poi Poi salendo un pochino pochino. vediamo Deve essere Luigi, Luigi, sì. Luigi Pavolone. Pavolone, sì, esatto, Sì. questo è Claudio. Sì. Poi vicino dovrebbe essere Ilde, Hilde con sì. questo Sì. vestito rosso e Sì. che, celeste forse. E ok, a destra Antonio Di Silvio, abbiamo Antonio Di che Silvio. Sì, purtroppo ci ha purtroppo si è lasciato. lasciato Un po' molto presto, un troppo po' troppo presto, presto, sì. sì, esatto. E chi altro? Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un Qui po'. forse abbiamo Pietro, Pietro, il papà di il papà di Luciano? Luciano, sì, Può secondo essere, me è lui, sì. questo proprio quasi al centro in Sì. alto. Riconosciamo qualcun altro? Oddio, io no. Io non credo di riconoscere. Questa qui è Lia, no? Sì, È potrebbe Lia? essere Lia di Sulla Villa, certo. Sì, un Sì. pochino più in basso, Sì. vicino. Ok. E va bene. E chi altro? Non Nulla. Vabbè, andiamo andiamo avanti. avanti. L'importante è far vedere l'immagine e ricordare le Certo. persone. Poi, se noi non lo ricordiamo, i nostri Beh. amici ci perdoneranno sicuramente. Non è importante comunque. Oh, Oh, qui questa è un'altra un'altra panoramica, panoramica sempre della molto festa. bella, molto bella. La Sì, festa, sì. adesso anche qui zoomeremo, quindi andiamo avanti, zoomiamo. Allora, io riconosco da... Ah, ecco, Giacobba, Lo sa? Giacobba con la coppola. Ah, camicia Sì, celestina e Giacomo coppola. Asci. Giacomo Asci, Sì, eccolo qua, sì. perfetto. Poi riconosco Pasquale A Silvagni. sinistra, eccolo qui con Sì, la giacca e cravatta, sì. le feste chiaramente, è Sì, sempre beh, stato. certo, sì. Poi Pasquale è stato uno... Ne ha organizzate tante di Sì, 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 sì. feste, è stato molto attivo. Sì. Sì, E ha Pasquale. partecipato a tantissime E aste. poi c'è una giovanissima Siria con il suo piccolino, con Andrea. Quindi qui stiamo, Andrea è di classe Andrea 80, dovrebbe essere intorno all'80. 80, sì, Quindi quindi siamo, dai, 81, 81, 82, sì. dai, più o meno, ai primi anni 80. Sì, poi c'è anche una giovanissima Renata. Sì, questa mora con la Co sì, spallina bianca, bianca, diciamo, sì, è sì. E di Renata. fronte una Margherita Conte, no? Conte, sì, Margherita. Sì, una Margherita Conte, e ok. Poi Poi, andando a destra è la mamma di Vilfredo, no? Non mi ricordo come si sì, chiama, però è lei, Lisetta, 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 esatto, mi sì, la riconosco Lisetta, benissimo. sì. Poi abbiamo Pasquale La Roscia, Questo sì, con la Pasquale, cravatta, vestito celeste. sì, Pasquale De Matteis, il marito di Lina, la pratlana, diciamo, no, per capirci. Ah, E dietro si vede Maria, la moglie di Flamminio. questa? Sì, Ok, alle spalle di di Pasquale, Pasquale, alla destra di sì. Pasquale, Poi diciamo. questi bambini qua Questa dietro è davanti, è la sorella, la sorella, vero? sì, Ah, Lina, ecco, Lina, perfetto, perfetto, sì, sì. infatti, Poi sì, questa grazie. bambina col vestito rosso davanti a Giacomo E questa è Federica, è la figlia di Federica Vero, Fazio, sì, Federica almeno lei Fazio, mi poi sembra. abbiamo Silvia, Silvia la Gennarini e ricciolina, sì, Claudia, e Claudia Maggi. Claudia Maggi. E qui c'è sempre, secondo noi, secondo me, Pina Giuseppina Forte, Forte, che è una tua Giuseppina parente, Forte. Sì, siamo no? cugini.
Dovrebbe essere lei. Ok, allora andiamo avanti. Sì. Qui Allora, abbiamo sempre una vista più più centrale. centrale Qui abbiamo abbiamo Rosati, no? Questo sono Ezio, cioè Ezio Ezio e Anna Rosati Maria. e Anna Maria, la Ezio e Anna moglie. Maria, sì, tutti e Sono due. loro, sono loro. Sì, Sì. senza dubbio. Poi abbiamo in alto, abbiamo in Lanfranco. divisa il grande Sì, Lanfranco. Lanfranco, sì. Poi Sì. questo signore tra Gina di Sì. D'Ascanio, mi pare. Sì, Questo Gina, signore è Gina. Guido di Cicco, Guiduccio della Mandagnola. Ah, Sì, il ok. marito di Bicetta da Bianchina. Poi scendendo giù, sai, riconosco Però per, sì, prima di Giul scendere, qui c'è Simplicio. Semplicio, sì, un pochino Sì, più giù rispetto sì. a Lanfranco, un po' sulla destra. Sì, Simplicio Ok, erano. lui, questo dovrebbe Sciozzetta. essere Roberto, Sì, no? Roberto di Però Sciozzetta, sì. E potrebbe essere. Peppino il marito di Berta. Giusto? Mi Ok, pare lui. io non lo riconosco, però riconosco Eberio. Berio, riconosco molto bene Sì, Berio. sì. Ok. Poi vediamo un po', scendiamo. Non lo riconosco. Questo signore con la cravatta e camicia bianca, questo è il marito di Salvatore Casule, Ah, che è il ecco, marito di Berta. sì. E a Ok. fianco mi sembra Nerio. No, è Nerio. Infatti. È Nerio, sì, è lui, è lui. Ok, poi andiamo su verso sinistra. Sì, Questo è il papà di Andrea, no? Fichini. Andrea Fichini, Papà di sì. Andrea, sì, e qui c'è anche la mamma. E Sì. poi sulla sinistra vediamo un po' Sempre quelli di Giacobba, prima, quelli che di abbiamo prima. visto prima. Poi Poi scendendo abbiamo un altro pochino vediamo Giulietta Palomma, Giulio Giulio di Giulio di Jacopo, Jacopo, sì. E sì, e Riccardo. Riccardo, sì, è lui. Sì. E poi Folco. Folco a destra, proprio Sì. all'angolino a destra, Ilde, giusto? Ilde, Ilde. sì. E poi ci sono dei bimbi che non riconosco. No, no. Ok. Allora, questo bimbetto con il gilet scuro mi sembra Francesco perché c'è Margherita vicino a. Ah, Credo sia Margherita quella con vestitino il beige, vestitino già, sì, giallo sul beige, sì. giallo, sì. Mi sembra Margherita. Va Potrebbe essere bene, Francesco. va bene. Chiaramente ce lo confermerà. Andiamo avanti. Ok, qui a Sì, destra. Eh abbiamo Nelson Taglieri, sì. Pietro Eramo, il papà di Giuliana. Pietro Eramo era il collocatore. Sì. Poi abbiamo, sai, non lo riconosco. Ok, saliamo. Saliamo. Niente, questi di Niente. sinistra li abbiamo già Sì, li visti. abbiamo visti prima, lì non lo so. Mario? Sì, Mario Poi più avanti, Donicigli, sì. Mario, Mario sì, Silvagni. Mario Qui Silvagni. in E alto verso Mariolino sinistra. pure. Sì, c'è anche Mariolino, Mario eccolo qua, Asci, un po' più a sì. sinistra. Sì. Forse questo è Mario di Benedetto? Può essere. Mario di Benedetto tra i due, cioè tre Mario vicini. Ma se non abbiamo sbagliato, è una bella coincidenza. I tre Mario. I tre Mario Il vicini. resto Il non. resto non No, li riconosciamo. aspetta, Vai. Tullio. Ci sta pure Tullio de Scopone, chi Qual è? è? Questo qua. Questo signore Questo. dietro a Berio. Ah, ok. Va bene. Tullio. Il papà di Palmina. Sì, va bene. Andiamo Andiamo avanti. avanti. E niente, questa è un'altra C'è un'altra, zoomata. c'è il Vediamo il dottor dottor Celli, Celli, vediamo Folco. Cesarino, Folco, il dottor Daniele. E vabbè, questi li abbiamo identificati. Ah, Guglielmo, il fratello di Osvaldo, li qui a abbiamo sinistra. E identificati di prima. spalle penso che sia Sia Graziella, Graziella, sì, sì. col vestito grigio. Abbiamo Abbiamo finito. finito. Bene, queste foto ci hanno riportato a un'Ortona di qualche anno fa. Beh, È sì. sempre bello però Sì, è sempre rivedere bello, sì. momenti Sì, di in vita vita, passata, diciamo sì. così. Anche se non sono proprio lontanissime, no, nel tempo, però, insomma, è bello rivedere la piazza piena di gente. Parecchi purtroppo non ci sono più. Insomma, è bello, sì. Beh, è bello anche questo, cioè il fatto di ricordare o comunque far Esatto. rivedere delle persone Come ortonesi che non, perché certo.
È un concetto che vale sempre e per tutti, che non ci sono più, e quindi È è bello, bello, sì. insomma, Poi sai una ricordarli. cosa, ho notato queste fotografie che abbiamo commentato, c'era sul sagrato, no, della chiesa l'albero del paradiso, l'alianto, l'albero del paradiso. Forse nella piazza erano già stati tolti, adesso non ricordo, i pini vennero messi nel 1970, però quell'albero lo tolsero molto dopo Sì, ed infatti stava lì, si è visto in stava lì, maniera chiara. erano veramente belli quegli alberi, proprio meravigliosi. Non per questo era l'albero del paradiso, Non a caso. non a caso. Anche questa puntata si è conclusa. Con Petronilla, Fulvio Asci e le foto di qualche anno fa abbiamo voluto sottolineare quanto per noi sia importante la nostra storia. Come sempre vi preghiamo di iscrivervi al canale e di lasciare un like e un commento. Ciao ciao!